Il caro energia rischia di mettere in ginocchio anche i circoli ARCI del territorio fiorentino, che guardano con crescente preoccupazione a questo momento. Ad affermarlo il Comitato Territoriale di Firenze dell'associazione, spiegando che i rincari già avvenuti e le previsioni per i prossimi mesi fanno temere di non riuscire a garantire gli stessi tempi di apertura e lo svolgimento di tutte le attività ricreative, sociali e culturali a cui sono abituati. Un pezzo fondamentale del tessuto dei territori rischia così di venir meno al proprio fondamentale ruolo di presidio e di solidarietà. Dopo le tante difficoltà affrontate negli ultimi anni di pandemia, i circoli ARCI si ritrovano oggi con bollette di migliaia di euro, mediamente oltre il doppio di quanto veniva speso un anno fa. E la situazione potrebbe ulteriormente complicarsi in attesa delle bollette di agosto. Il rischio è davvero quello di vedere i circoli dover scegliere quali attività portare avanti, eliminandone molte o addirittura doverle sospendere del tutto, tenendo di fatto chiuse le strutture. Non è un problema solo nostro, spiega la presidentessa di ARCI Firenze, Marzia Frediani. Siamo preoccupati per tutti i comparti economici e produttivi, preoccupati anche per le famiglie, per tutte e tutti i cittadini, in particolare quelli più fragili. Per questo chiediamo un intervento pubblico che riporti entro confini ragionevoli la spesa e che combatta le speculazioni. Non solo non dimenticandosi del terzo settore, ma anzi valorizzandolo e sostenendolo oggi più che mai.